Oggi martedì 6 luglio siamo precisamente in località di Barano, Rio Corbore, siamo appunto sul Rio Corbore. La situazione praticamente si può vedere questo, come si presentava, terribile, come al solito le cose sono sempre le stesse, anzi peggiorate. Proprio ora mi è andato via l'ufficio tecnico del comune di Barano, abbiamo anche chiamato i carabinieri, la guardia costiera per avvisare appunto che tra le tante nefandezze, è vero, che ci sono in questo alveo pluviale, oggi c'è pure l'amianto, c'è anche amianto, è stato appunto messo in evidenza, è stato appunto proprio dall'ufficio tecnico, è stato praticamente mostrato. La situazione è grave perché io penso a una prima pioggia che possa venire da un momento all'altro, perché poi comunque la pioggia non è che chiede il permesso, ecco, il brutto tempo arriva. Tutto questo grandissimo quantitativo di acqua putrida, perché adesso che siamo in periodo prettamente estivo, credetemi, le quantità di produzione di liquidi, diciamo rifiuti, è aumentata, quindi è ancora di più presente. Vedete, c'è la schiuma, c'è di tutto. Quindi appena verrà il momento di pioggia, quest'acqua andrà a finire tutta a mare. E noi, ripeto, ricordiamo che il Corbore si apre alla fine di tutto il suo corso giù al Lido, presso il Parco Aurora, dove ci sono anche tante attività, ristoranti, lidi. Quindi questo non solo danneggia la nostra economia, ma soprattutto crea problemi altamente, veramente seri per la nostra salute. Noi parliamo di Covid, parliamo di un'isola Covid free, però questa situazione qui non la vede nessuno. Qui si tratta di malattie infettive, guardate, streptococchi, stafilococchi, Escherichia coli. Questa situazione va avanti da 30 anni, adesso veramente è venuto il momento di dire basta a questa vergogna, a questo scempio ambientale. Sono arrivati i soldi, facciamo i depuratori, quello è l'unico modo per mettere fine a questa vergogna che va avanti da tanti anni, più di 30 anni. Fare, costruire le reti fognarie e i depuratori. Questa è l'unica maniera, mettere in regola tutti, perché non si può andare avanti con questa situazione, non si può mettere a repentaglio la nostra salute e soprattutto anche la salute del nostro mare.